stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai. Sceriffi delle stelle siete tutti noi, arditi e leggendari i nostri eroi. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete accanto a voi. Sceriffi delle stelle, sempre con lealtà, voi combattete per la libertà. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete lì con voi. Per i coloni di Nuova Frontiera, i convogli di camion erano indispensabili per i rifornimenti di cibo e attrezzature. Come sceriffi delle stelle, era nostro compito proteggere quei convogli, visto che i dimensionali potevano colpire in ogni momento. Cane della prateria 2 a capo scarlatto 1, tutto tranquillo per i prossimi 10 settori. Capo squadra 3, un camion si è staccato dal convoglio, controlla. Subito! Ti scommetto che Hazard fa sempre così. Ricordati di scriverlo nel rapporto quando lo farai. Al capo non piacciono questi contrattempi, soprattutto se rallentano l'intero convoglio. Infatti l'ultima volta per colpa di Hazard il capo ci ha rimesso addirittura 15.000 continentali. Dovrebbe essere da queste parti. Che sei, Hazard, ci siamo persi. Guido, questo camion da molti anni, amico, è una scorciatoia, rilassami. Rilassarmi? Già, per te è facile parlare, questa è la mia prima volta e non voglio perdere il posto. Tranquillo, ecco la deviazione. Cane delle praterie 1, qui è caposquadra 3, abbiamo localizzato Hazard nel settore 14, ora lo riconduciamo verso il convoglio. Qui parla caposquadra 3, siamo attaccati, ripeto, siamo attaccati. Caposquadra 3, parla cane delle praterie 1. Forse è meglio informare il comando di cavalleria, non penso che riusciremo a farcela da soli. Ho ricevuto un messaggio sullo schermo dal comando di cavalleria. Ieri è stato attaccato un convoglio. Sono stati i pirati dei camion, giusto? Ve l'ho già detto che sarebbe il caso di indagare su questa storia. Sì, hai ragione, Colt. Maddox ha un complesso industriale in quel territorio e pare che sia coinvolto con Nemesis. Maddox? Sì, William Maddox. Suo nonno costruì quel territorio da un nulla e fece un patto con i dimensionati. In cambio di forti somme, Nemesis tiene lontano i suoi uomini dall'impero di Maddox. E noi che cosa possiamo fare? Sono convinto di avere un ottimo piano. Io, Colt e Lampo faremo da esca e con un pizzico di fortuna riusciremo a farci assumere da Maddox prima del tramonto.
farvi assumere. Tu che cosa ne pensi, Lampo? A me sta benone. Ah, ci voleva proprio. Ne mangerei un altro piatto, ma purtroppo il dovere mi chiama. Andiamo, non c'è tempo da perdere. Giusto. Visto che usciamo, andiamo a vedere le nuove turbo, eh? Ci sembra il momento di pensare alle automobili. Certo, ho intenzione di comprare un'altra auto da corsa nuova di zecca. Sempre meglio averne una di scorta. Userò la carta di credito di tuo padre. Bene, ci aspetta un'altra sfida, ragazzi. E naturalmente io devo restare qui. Tu sei la mente che ha costruito Rombo e lo conosci bene, quindi chi altro potrebbe rimanere qui? Lampo ha ragione, April. È qui che devi rimanere, perché se dovessimo finire nei guai, chi altri potrebbe venire a salvarci, ti pare? Vorresti dire... Aspetta, aspetta, quello che vogliamo dire, beh, è che ognuno di noi ha il suo compito e il tuo ruolo ai comandi è fondamentale. Oh, beh, allora rimarrò qui con Rombo nel caso abbiate bisogno di rinforzi. Bene ragazzi, diamo inizio a una falsa lite, ma che sembri vera. Siamo d'accordo. Maledetto rottame. Fai meno rumore, stupido, mi sto concentrando. Stupido a me? Non sopporto le persone villane, ora ti insegno io le buone maniere e non te le dimenticherai facilmente. Giù le mani, cowboy, o te ne dovrai pentire. Fatti sotto, amico! No, forza, alzati! Ti faccio vedere io! Ci ha detto che cerca uomini con esperienza. È vero, le mie fabbriche vengono attaccate ogni giorno. Cerco delle persone che tengono a bada quei fuori legge. Se corrispondente alla descrizione, vi assumo. Oh, per quello corrispondiamo. Ma che paga prevede questo lavoro? Impudenza! Vogliate scusare il mio assistente Bremer? Non dubito affatto delle vostre capacità. Quindi ditemi pure quali sono le vostre richieste. 1000 continentali a testa. Ma questo è un furto bello e buono. Con quei soldi potrei mettere insieme almeno un esercito. Accidenti, Jack, si può sapere chi è che mi hai portato? Mi scusi tanto, signor Maddox, ma io non immaginavo proprio che fossero degli avidi mercenari. Come sarebbe, avidi mercenari? Pensavate forse di averci sotto costo? Diglielo anche tu, Colt. Giustissimo, voi volete il meglio e allora dovete pagarlo. Altrimenti ce ne andiamo di qui come siamo arrivati. Non potete usare quel tono con il signor Maddox. È una delle persone più potenti e importanti di questo territorio. Siate ragionevoli, sono certo che potremo giungere a un accordo. Io non mi fido di quelli. Per quale motivo? Chi ci può assicurare che non si tratti di due imbroglioni? Potrebbero essere degli sceriffi stellari venuti qui in incognito. Cosa? Sceriffi stellari? Andiamo via di qui, ragazzi. Non ho intenzione di rimanere a farmi insultare ancora. Già, tanto perdiamo solo il nostro tempo. Ah, comunque, se dovesse ripensarci sopra, signor Maddox, il suo caposquadra sa dove può trovarci, nell'eventualità che cambiasse idea. È stato un piacere. Adios, amigo! Aspettate un attimo, ragazzi. Sono certo che le cose si sistemeranno. Cercherò io di convincerlo. Voi aspettatemi qui. Ci vediamo qui fuori fra 5 minuti. Allora, com'è andata, amico? Ci assume oppure no? Il signor Maddox ha accettato le vostre condizioni. Molto bene. Allora, quando si comincia? Abbiamo già perso più di mezza giornata. Io sono pronto. Anch'io, ma ora cerchiamo di non sprecare altro tempo. Andate a dirlo al signor Maddox. Sono felice che abbiate accettato la mia offerta. Finalmente le mie industrie saranno salve da quelle canaglie che mi accusano di essere un ladro. La realtà è che so sfruttare le situazioni. Comunque, vi metterete al lavoro da domani. Temevo che gli attacchi subiti attirassero l'attenzione degli sceriffi stellari, ma per fortuna non è stato così.
Tu accompagnali subito all'hotel. Se permette lo faccio io, Mr. Maddox, così gli spiegherò come funzionano le cose da noi. Davvero un'ottima idea. Per un pelo non mandavate tutto all'aria. Posso assicurarvi che Maddox era davvero di cattivo umore. Oh, se per questo gli passerà. Sì, questo è vero. Ma il vostro compito è quello di risultargli simpatici. Perché non vi hanno insegnato tecniche di infiltrazione migliori al comando di cavalleria? Comando di cavalleria? Mai sentito nominare. Non capisco davvero di che stai parlando, amico. Tranquillo, io sono dalla vostra parte. Secondo te anche lui è un infiltrato? Io ho i miei dubbi al riguardo. Secondo me sta cercando di farci cadere in un trabocchetto. E poi ha qualcosa che non mi convince. Non riesco proprio a immaginarmelo al comando di cavalleria. E poi è fuori forma e inoltre io... Ma che stai dicendo? È senz'altro uno di noi. Ma come mai Spada d'Argento non lo sapeva? Lo sapevo, ma avevo avuto ordine di non farne parola con nessuno, nemmeno con voi due. Sara, ma io ho intenzione di dormire con un occhio aperto, non si sa mai. Sono d'accordo anch'io con Cotta, ha un'aria strana. Attento! Lampo! Grazie, Spada! April, abbiamo bisogno di te e di Rombo con urgenza. Hai in mano una pistola! Siete riusciti a vederlo? No, ma scommetto che il nostro amico infiltra. April, prepara Rombo. Inizia il contrattacco. Vi aspetto, ragazzi. Diciamo ai Brill di fermarsi. Lampo rosso, attivata. Saetta. Bisonte, vai. Spada, ce l'ho sul monitor. Benissimo, ora cerchiamo di non perderlo. Deve essere lui, l'infiltrato. Stiamo guadagnando terreno, speriamo di farcela. Spada d'Argento, è l'infiltrato. Occupatevi di lui, io cerco di raggiungere la jeep. Sta bene? Ha fatto una brutta caduta, ma ce la farà. Ci siamo sbagliati. Non è stato lui a spararci. Ma allora, se non è stato lui, chi è stato? Butta la pistola, sceriffo stellare. Ho capito che non potevo fidarmi di voi. So riconoscere le spie molto bene io. Ah, Bren, allora sei tu quello che si diverte a sparare alle spalle. Non mi faccio grossi problemi. Fermo dove sei, Bren.
toglitelo dalla testa. Non è stata una mia idea, ma di Maddox. Lui lavora per i dimensionali, è lui che vuole eliminarli. Grazie, Brenner. Sono proprio le informazioni che volevamo. Ho sempre saputo che sei un vigliacco, Brenner, e ora morirai insieme a loro. Non permetterò a un pugno di sceriffi stellari di rovinare un impero costruito con tanta fatica. Ma, signor Maddox, io stavo solamente temporeggiando. Lascia perdere, amico. La tua vita ormai non vale più niente. Ben detto. Non penserai davvero che Maddox si beva le tue scuse? Già, solo noi possiamo salvarti, Brenner. Allora, che cosa decidi? Sei con noi o contro di noi? Ormai non mi servi più, Brenner. Quanto a voi, sceriffi stellari, datevi un'occhiata intorno. I dimensionali non aspettano che l'ora di prendersi una rivincita. Quindi, comunque, Brenner, sei spacciato. Il comando di cavalleria è sempre stato una spina nel fianco, ma ora ho preso possesso di Rombo e della sua pilota. Che cosa? Brutto vigliacco, tu hai catturato April? Tranquillizzati, Lampo, sta cercando di ingannarci con un vecchio trucco. Io ingannarvi? Siete impazziti, forse non capite con chi avete a che fare? A me non piace scherzare. Guardate con i vostri occhi e capirete cosa voglio dire. Lasciatemi andare subito! Stai tranquilla, April. Non ci faremo intrappolare così facilmente. Puoi dirlo forte. Questo è un momento buono, ragazzi. Andiamo! Ah! Andiamo! Tornate alla vostra dimensione. Saetta! Così! Al galoppo, forza! Dove pensi di andare, amico? Lampo, dietro di te! Ottima mira, socio, sei quasi bravo quanto me. Ah, abbiamo visite e non credo che siano di cortesia. Oh! Per mille diavoli è scarica. È ora di fare rifornimento. Adesso posso dedicarmi al mio sport preferito. Si rientra alla base, Bisonte. Motori al massimo. Attivare la macchina operativa. Caspita, fa sul serio. Cercherò di rendergli la vita difficile. Sono rimasto da solo. Dispositivo Winchester attivato. Andiamo via di qui, via, presto! Perfetto, se la battono in ritirata. Ottimo lavoro, squad. È scappato, sono in pericolo. Vi prego, dovete fare qualcosa per proteggervi.
Tranquillo, ti portiamo in un posto dove starai al sicuro. Che intendi dire? Che farai una lunga permanenza nella prigione territoriale, ecco cosa intende dire. E fu così che sconfiggemmo Maddox. Fu il caposquadra a tradirci, il nostro infiltrato. Ma non gli ci volle molto per ritornare sulla retta via, perché in lui c'era lo spirito dei difensori della libertà di frontiera. Lo spirito degli sceriffi delle stelle. Sceriffi delle stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai. Sceriffi delle stelle siete tutti noi, arditi e leggendari nostri eroi. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi...